Ciao tesorine! Allora, oggi voglio parlarvi di un marchio di cui vi ho già un po' parlato in un post che ho fatto sul blog, che vi lascio qua sotto, quindi andate a sbirciare nell'info box. Il marchio in questione è La Rosa. Questa è la piccola brochure che mi hanno lasciato quando mi hanno inviato i loro prodotti e appunto è molto interessante perché all'interno spiega di cosa sono fatti i prodotti. Sono tutti prodotti naturali e questa è una cosa favolosa. Questi sono tutti i loro ombretti minerali, appunto, e sono veramente di colorazioni meravigliose. Ho avuto la possibilità di sceglierli e quindi sono molto contenta perché così poi vi posso mostrare, magari più là anche con qualche tutorial, come rendono poi sulla pelle, sugli occhi. Poi ci sono i pennelli, che sono strepitosi, dopo ve li mostro. E poi, come al solito, ci sono le ciprie, i bronzer, i blush e i fondotinta. Prima cosa che vi voglio mostrare sono degli smalti che appunto ho scelto. Guardate quanti, guardate veramente tantissimi. E li ho scelti sia abbastanza forti, sia colori neutri, nude da utilizzare un po' sempre. Diciamo che sono andata su colori che si possono, secondo me, utilizzare un po' in tutte le stagioni. Primo che ho in mano è questo qua, il 114, che è questo beige carne. Molto molto naturale, molto elegante questo da utilizzare tranquillamente tutti i giorni. Rimanendo su questi toni un po' soft, ci sono questi due che sono abbastanza simili, cioè questi tre sono abbastanza simili, vedete, sono andata molto sul tranquillo. Questo qui è il 112, che è un rosa molto molto carino, molto tranquillo anche questo. E poi il 113, che è un rosa carne un po' più scuretto. E poi ne ho scelti tre un po' più decisi, e sono questo, il 106, che è un rosso, purtroppo è un po' sfalsato perché è un rosso bordeaux. Bello bello che mi ricorda già il Natale perché è proprio un colore bello intenso che sicuramente metterò il giorno di Natale perché io il giorno di Natale devo essere a tema e così io sono molto fissata con questa festività. E poi ci sono due simil viola, c'è il 104 e il 103, infatti ho preso tutti i numeri vicini. Questo qua è un viola lilla, anche se è sfalsato e sembra blu, mi spiace perché è veramente bellissimo. Mentre questo qui è sempre sui toni del viola, però è sul metallizzato, metallizzato perlato, vedete? Di questi per ora ne ho utilizzati soltanto due, che sono questo qua rosa e questo qui più beigiolino chiaro, il primo che vi ho mostrato, e vi devo dire che mi sono trovata bene. Forse l'unica pecca, che mi sembra che ho anche scritto sul post, è che sono leggermente liquidi. E questa forse è una pecca, però comunque quando poi lo applichi non rimane trasparente. Io comunque do sempre le due passate canoniche, così almeno sono tranquilla che uno si veda bene il colore e due che stia un po' più sull'unghia. Poi ovviamente un bel top coat e via, però sempre due passate, così almeno non si intravede l'unghia. E appunto l'unico difettino è questa cosa troppo liquida. Forse questi qua più chiari sono così, quelli più scuri no. Io non lo so perché appunto non li ho ancora provati. Magari questi sono leggermente più pastosi proprio perché sono più scuri e hanno altri pigmenti all'interno. Comunque vi farò sapere. Sono stata felicissima di poter scegliere ben 5 pennelli e alcuni li ho già usati, altri sono ancora inscatolati, così vi volevo anche mostrare come si presentano quando li andate ad acquistare. Allora, i pennelli che ho iniziato già a utilizzare sono questi due per il viso,
questo per la cipria e questo invece per il fondotinta. E non so se si può vedere, però vi assicuro che sono di una morbidezza, sono favolosi, cioè veramente impressionante, questo tatto mi mancava perché ho altri pennelli anche abbastanza buoni, però vi devo dire che questi li superano proprio alla grandissima, sono di un morbido e poi questo qua per il fondotinta è abbastanza duro, quindi non troppo morbido che non spalma bene bene il fondotinta, ma questo proprio aiuta e va anche a prendere magari degli spazi in cui c'è un po' più il problemino da sistemare, quindi ottimo ottimo questo qui flat e questo favoloso per la cipria che oltretutto mi serviva perché quello che avevo io non mi piaceva e l'ho buttato. C'è questo per fare il contouring che ora vi mostro, meraviglioso. Poi ne ho preso uno semplicissimo da sfumatura perché non ce n'è mai abbastanza, secondo me, ed è questo qua, con questa punta bella cicciotta, molto molto morbidi. Ovviamente questi qua, come potete notare, sono di setole diverse rispetto a queste, quindi queste qui sono stramorbidissime. Queste anche comunque sono morbide, ma non ovviamente come queste. L'ultimo ho preso di un'altra linea, un po' più a penna. E questo va appunto a riprendere le stesse setole che avevo in questi. Per quanto riguarda il viso, ho preso una cipria, un bronzer e un blush. Allora, la cipria è semplicissima, questa qui è la 61 Light. E sono molto belle queste confezioni perché sono tutte e tre uguali, perché quando si vanno ad aprire c'è questa mini spugnettina fatta in peluche, non so come definirla, con sopra scritto il marchio. Poi adesso questi qua non li ho ancora utilizzati, comunque poi si va a togliere la pellicola e poi ci sono i forellini che permettono di prendere il prodotto necessario. E devo dire che è molto molto carina questa trovata perché penso che questo non lo userò mai perché uso i pennelli, però se uno è in viaggio, se te lo porti in borsa, eccetera, è comodo, quindi è un'ottima trovata. Questo qua appunto è bianco, giusto per mantenere poi il trucco per tutto il giorno o per tante tante ore. Per quanto riguarda il bronzer, ho preso questo qua, il 71, che ha un nome bellissimo, Sun of Paris. E come ultimo ho preso il blush 65 Rose ed è questo meraviglioso rosa antico, bello acceso. Che vi devo dire ricorda tantissimo, anzi è identico al copriletto, quindi un rosa che mi piace molto. Hanno inserito questo in più, il primer occhi. Sono stati davvero molto gentili ed è fatto così in crema. Però adesso non lo voglio ancora utilizzare perché ho quello di Avon da finire e poi quello di Essence. Quindi questo qua per ora rimane nel cassetto. Poi ho scelto 6 ombrettini meravigliosi. Alcuni si assomigliano, però hanno quel tocco che li distingue. Allora vi mostro. Questo qui è l'87 Malachite ed è questo verdone pearlescente al massimo, davvero bellissimo. Non vi faccio gli swatch perché vi assicuro che il colore è proprio così come lo vedete. Il 31 Tourmaline, Tourmaline, non lo so. E questo l'ho preso ad abbinare a quello di prima, perché questo è un verdino molto molto pallido, sempre sberluccicante, che potrei mettere questo, nella palpebra, questo sulla palpebra mobile, mentre l'altro, nella, piega dell'occhio. Secondo me viene un bel trucco. L'88 Lazurite.
Spero che le pronunce siano queste, perché non lo so, io vi dico come c'è scritto. Ed è questo meraviglioso blu uguale al mio smalto. E questo quasi, rispetto agli altri, è opaco. E poi ovviamente sono andata su tre tonalità simili, sul viola, rosa, lilla. Questo qui è il 21 Nefrite. Ed è un viola con i brillantini dorati e qualcosa sul marrone. 17 Saffire. Ed è un rosa molto più chiaro di quello che vedete voi adesso, quasi simile alla mia maglia. Sì, è un lilla rosa molto molto pallido, questo è un vedo non vedo. E poi l'ultimo, quello che sto indossando in questo momento, anche se non si vedrà niente, è l'86 Serpentine. Ed è questo viola lilla, anche questo molto più chiaro di quello che vedete voi, almeno di quello che vedo in anteprima, poi magari quando faccio l'editing si vedrà giusto. Niente, questi sono tutti i prodotti che ho potuto scegliere e ringrazio tantissimo questa azienda, che mi ha fatto scoprire dei prodotti davvero molto validi, molto interessanti. Fatemi sapere se conoscevate già questo marchio. Io no, perché li ho conosciuti quando sono stata al Cosmoprof e da lì abbiamo iniziato poi a metterci d'accordo per una collaborazione. Sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questo marchio, di questi prodotti che ho scelto, se siete interessate a dei tutorial make-up particolari su questi prodotti, fatemelo sapere, così mi organizzo. Sapete che mi ci vuole un attimo, visto il tempo che manca sempre. Sotto nell'info box, oltre al mio blog post, vi lascio anche il sito dove potrete andare a sbirciare tutti gli altri prodottini che hanno. Io sono contenta di poter fare questi video, anche perché così dal vivo, come dico io, è un vivo virtuale, però è sempre dal vivo, è meglio mostrare i prodotti, far vedere come sono, soprattutto per quanto riguarda gli ombretti. Devo dire che visti così sono una roba meravigliosa davvero, rispetto a quello che uno può vedere sul cartaceo o sulla pagina internet. È veramente molto diverso, perché si riescono anche a vedere le sfumature, se sono pearlescenti, se hanno qualche brillantino, se sono opachi. Hanno veramente grandi differenze se si vedono in questo modo. Infatti guardate, il 17 Saffire è così, ma voi l'avete visto praticamente diverso. Aspetto tanti commentini. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!